Il club Life Planet di Ravenna ha subito nel 2007 un importante intervento di ristrutturazione e ampliamento, sono stati aggiunti 1000 metri quadrati. Perché questo intervento e come si è a grandi linee concretizzato? È stato un intervento molto importante per noi sia a livello architettonico che organizzativo ed è stata una richiesta, diciamo così, fatta dal territorio, dai clienti stessi, i quali chiedevano e avevano la necessità di poter usufruire di un qualcosa di alternativo, di più importante e maggiormente legato al benessere, tant'è che la maggior parte dell'ampliamento è stato fatto per quel che riguarda la spa, il termarium, per quel che riguarda la zona della piscina, quindi dell'acqua, e un ampliamento anche strutturale degli spogliatoi per rendere gli spogliatoi soprattutto femminili più adeguati alla situazione. Tant'è che abbiamo poi fatto anche uno spogliatoio riservato per i bambini, perché i bambini andavano a creare un po' qualche problema organizzativo nel periodo di punta, l'ora di punta. Ecco, adesso complessivamente quanti metri misura? Adesso è 3.000 metri, 3.000 metri coperti su 10.000 metri di terreno, infatti c'è anche una pista da jogging fuori che è 300 metri per poter correre all'esterno. Ecco, so che a questa situazione reale, concreta, ha fatto a contrappunto una situazione organizzativa e strategica, come si è concretizzato, quali punti ha toccato? La più complicata e la più difficile da attuare è stata quella formativa, che è durata circa 2 anni e è partita addirittura 6 mesi prima dell'inaugurazione della struttura. E prima abbiamo iniziato a individuare una nuova vision, una nuova mission, perché cambiava strategicamente sul mercato il ruolo del Life Planet, era forse più volto al benessere, nel vero senso della parola, piuttosto che al fitness. Di conseguenza la mission e la vision cambiavano e in relazione a queste dovevano cambiare anche le attitudini di tutti i componenti dello staff, per cui abbiamo fatto una formazione strutturata in maniera un po' particolare della durata di 15 incontri e questi 15 incontri sono stati fatti a cadenza mensile e siccome non si poteva chiudere la struttura perché la formazione coinvolgeva tutti, è stata strutturata in 2 giornate, e cioè una giornata una parte dei collaboratori, l'altra giornata la parte successiva per tenere il club comunque aperto. E questa è stata la parte più difficile legata soprattutto alla formazione sulla comunicazione e sulla relazione, cioè la capacità di accogliere il cliente e di farlo sentire parte importante della famiglia Life Planet, basando tutta la formazione sulla creare empatia ed emozione. Ecco, l'ultima domanda. So che in questa strutturazione strategica gioca un ruolo importante anche la tecnologia, le nuove soluzioni che ci offre il web. Sì, il web è stato la ciliegia sulla torta, nel senso che è stata a conclusione di tutto il discorso organizzativo, abbiamo diciamo investito tantissimo in termini di risorse e in termini economici sul fatto di riuscire ad andare a casa delle persone in maniera abbastanza importante e forte, cioè portare il Life Planet a livello emozionale, a livello vero, non come il web che avevamo noi prima, che era forse più una vetrina. Di conseguenza abbiamo investito molto sui video, abbiamo caricato circa 120 video su YouTube e i video semplicemente dai video più banali degli auguri di Natale ai video più tecnici, per dare proprio in modo alla persona di vedere ciò che accade qui dentro. E allo stesso tempo abbiamo creato anche un canale dove vengono effettuate delle consulenze online e anche una scuola Life Planet School, dove i professionisti del Life Planet creano delle aree tematiche di formazione per gli utenti che sono all'esterno. Grazie mille, in bocca al lupo per il futuro. Grazie.